Bene, ciao, ciao a tutti. Benvenuti a questa mh, diretta. Fatemi solo sapere se riusciamo se riuscite a sentirmi bene. Io abbiamo fatto qualche prova con il microfono. Quindi eh, grazie mille, Barbara, per i tuoi complimenti. Ciao Gisella. Qualcuno sta, si, sta, si è già connesso. Tra pochissimo iniziamo, fatemi solo sapere se mi sentite, vedete, datemi proprio solo un ok. E poi partiamo. Intanto grazie mille per il vostro sostegno, perfetto, grazie Sabrina per il feedback. E sono super felice della progressione che il canale ha fatto in questi due anni circa. E, mh, perfetto, grazie. Grazie Antonella, grazie Laura, grazie Irene. Sono super felice veramente di, di vedervi, di sentirvi. Bene, ok, pronti? Allora per oggi ci serve solamente il tappetino, ho pensato di farvi fare un Total Body Workout con varie posizioni del corpo che stiamo, esploreremo oggi, eh, nessun pro particolare e ehm, ehm, niente. Eh, volevo solo eh, lasciarvi chi ha seguito il canale in quest'ultimo anno ehm, e sa che ho una passione per le citazioni, quindi ehm, vi lascio anche oggi, voglio iniziare oggi con una... Un, un bella, un, un bella, una bella frase cui, a cui dedi, che da dedicarci e um, a cui ispirare l'allenamento di oggi. Per cui uh, stamattina io ho il calendario geniale, um, che di cui ogni giorno um, apro il foglio della giornata oggi il 10 luglio, e stamattina c'era una frase di Seneca che diceva: um, Se vuoi essere amato, ama. Quindi scusate, mi parte un po' l'emozione. e um, un po' proiettare nel mondo quello che vuoi ricevere. Quindi grazie mille e, e siamo pronti per partire. Vi okay? mando un grande bacio. Ok, quindi, mentre mi riprendo, cominciamo con la schiena ben dritta. Quindi siamo seduti, uh, vi farò vi proporrò delle modifiche durante, um, durante la sequenza in modo che voi possiate gestirvi in base al vostro livello. Ok? Quindi non preoccupatevi se nella progressione vi volete fermare eh, qualche step precedente, quindi è proprio ascoltate il vostro corpo e cerchiamo di capire dove possiamo arrivare. Quindi partiamo con le mani dietro alle cosce e ci allunghiamo un secondo verso l'alto. Quindi cerchiamo un secondo gli ischi in appoggio, la schiena bene dritta. Potete rimanere al neutro o puoi provare a estendere leggermente il torace, solo il torace, quindi retraendo leggermente le scapole e portando lo sguardo verso l'alto. Da qui andiamo a flettere leggermente la colonna indietro. Quindi porta le braccia, tira sulle braccia e allungati verso l'alto se vuoi, cerca l'estensione. Quindi hai sempre le due opportunità, o sali fino al neutro e ti fermi qui, oppure provi ad estendere leggermente. Quindi non preoccuparti. Qualunque sia la versione che vuoi utilizzare oggi. Inspira quando estendi ed espira quando fletti. Quindi andiamo a scaldare la colonna. Non facciamo una super discesa qui, stiamo solo scaldandoci. Facciamone ancora un paio. Inspira, vai su ed espira, scendi e avanti ancora. Inspira, vai in questa leggera estensione e ritorna. Torna su un'ultima volta. Ora allunga le tue braccia in avanti, facciamo 5 discese senza um, muovere le braccia che rimangono allungate in avanti. Inspira, prepara ed espira, scendi in retroversione. Inspira, torna su, avanti ancora fuori l'aria, scendi. Inspira, risali e avanti fuori l'aria 3 e ritorna ancora fuori l'aria 4. Inspira, risali, cerca l'appoggio sugli ischi, ancora uno fuori l'aria 5 e ritorna. Piccola combinazione, scendi in retroversione, porta la tua gamba destra a tavolino, e riappoggia il piede destro, sali, torna su, e di nuovo scendi, porta la gamba sinistra, appoggiala, vieni su, allungati verso l'alto e scendi, continua ad alternare la gamba che si solleva, se puoi sollevare quella gamba fai in modo che la tua tibia sia orizzontale, ci sia proprio questa linea orizzontale e torna su, facciamone ancora due, scendi, solleva la gamba destra, riappoggia e ritorna in allungo sui tuoi ischi e ancora uno, scendi, torna su con la gamba sinistra, e ritorna giù e riallungati verso l'alto, Progrediamo se vuoi, scendi in retroversione, porta la gamba destra a tavolino, ora inspira, fermati qui, mentre la gamba stende le braccia vanno su, uno, e ritorna, ne facciamo cinque così, fuori l'aria due, e ripiega, ancora allunga tre, e ritorna, ancora allunga quattro e ritorna avanti ancora allunga 5 e ritorna appoggia il tuo piede fai una piccola pausa torna su quindi raddrizza bene la tua schiena scendi di nuovo in retroversione solleva la tua gamba sinistra a tavolino inspira ed espira allunga 1 e ritorna fuori l'aria 2 e ritorna avanti così ancora allunga bene 3 stendi fino a dove riesci quella gamba mantieni la curva lombare e ritorna, facciamone ancora uno, allunga, e ritorna, appoggia, e anche qui torna su, se vuoi lo ripetiamo, quindi vai, scendi di nuovo, porta la gamba destra a tavolino, inspira, ed espira, vai, uno, inspira, torna, fuori l'aria, due, tira bene quel ginocchio verso il petto, ancora allunga, tre, Inspira, piega, avanti ancora quattro. Le braccia si muovono verso la testa, ancora uno, cinque. Ritorna, riappoggia e torna su un secondo. Cerca l'appoggio dei tuoi ischi. Facciamo l'ultimo. Scendi di nuovo, la gamba sinistra si solleva, tavolino, inspira ed espira, fuori l'aria. E ritorna, avanti ancora due. E ritorna, ancora tre. Inspira, torna, avanti quattro. E ritorna ancora uno cinque. Benissimo, ritorna, appoggia, ritorna su, rilassa un secondo le tue braccia. Quindi stiamo lavorando bene un pochino questa parte, quindi non preoccuparti se senti qualche tensione, tra poco andremo a sciogliere un pochino. Ora immagina di avere una palla in mano. E di portare questa palla verso il soffitto. Puoi sempre partire con le braccia che rimangono qui, altrimenti, portarle su. Mentre scendi in retroversione, pensa di portare questa palla, di appoggiarla alla tua destra. Quindi c'è una torsione che stai facendo con il busto. E quando torni, riporta la palla verso il soffitto. Cambia direzione ogni volta. Quindi scendiamo verso sinistra e, e facciamo finta di appoggiare questa palla. E ritorna verso il soffitto. Continua a cambiare lato. Scendi, fai in modo di muovere il meno possibile le tue gambe destra e sinistra, quindi le gambe si possono allungare leggermente mentre scendi, il bacino continua a scendere in retroversione mentre le braccia aiutano il busto a svitare da una parte e dall'altra. E ancora, fuori l'aria, scendi. Quando sali, immagina di avere due mani che tirano le tue verso il soffitto, tutta la colonna si allunga. E ancora avanti così, fuori l'aria, inspira, torna su e avanti ancora fuori, l'aria scendi e risali, ne facciamo ancora quattro così, fuori l'aria scendi e riallunga bene verso l'alto, ancora fuori l'aria sinistra, ritorna su e chiudiamo con gli ultimi due, scendi a destra ritorna e scendi a sinistra, ritorna su e rilassa. Ora se te la senti, proviamo la prossima sequenza. Puoi sempre fermarti strada facendo, altrimenti proviamo ad andare avanti. In questo piccolo teaser preparatorio, scendi in retroversione, afferra con le mani le tue cosce, solleva una gamba. Quando, e se te la senti, solleva anche l'altra gamba a tavolino. Quindi, porta entrambe le gambe in questo teaser preparatorio. Ora, da qui, porta le tue mani eh, con i palmi rivolti verso l'alto. Andiamo a fare dei cerchi con le braccia. Quindi immagina di muoverti dentro dell'acqua, ad esempio, e di, di smuovere l'acqua in questo modo. Quindi il tuo bacino rimane in equilibrio sull'osso sacro. E intanto stai facendo questi cerchi. Ne facciamo ancora due in questa direzione. E poi ci muoviamo dalla parte opposta. Apri. Eh, esatto. È come se fossero un po' degli ovali, in realtà, più che dei cerchi, degli ovali schiacciati eh, in verticale. Facciamo gli ultimi quattro. Ancora gli ultimi tre. Ancora gli ultimi due, ancora uno, e riappoggia, riallunga le tue braccia, appoggia un piede, appoggia l'altro. Questa volta facciamo un bel tuffo in avanti oltre le gambe e poi srotoliamo verso l'alto, quindi torna con la schiena dritta. Se questa sequenza è andata bene, proviamo a fare anche la successiva che conclude un pochino questa sfida sul teaser, quindi scendi in retroversione nello stesso modo di prima, solleva una gamba, solleva l'altra e unisci bene tra di loro. Se possibile allunga le braccia in avanti. Ora, mentre le mani scendono, le gambe si piegano leggermente di più. E da qui vediamo di stendere le gambe e andare nel nostro teaser completo. E poi ripiega le, le gambe, porta giù le braccia, ancora fuori la ria, sali, due, inspira, ritorna, ancora fuori la ria. Tre. Inspira, ritorna. Va bene anche rimanere in equilibrio eh, sul lasso sacro. Se questa posizione è troppo sfidante, ancora allunga. Se riusciamo facciamo gli ultimi due, ancora stendi, allunga le tue braccia verso l'alto, ritorna e ancora uno, allunga tutto, ritorna, appoggia, appoggia e fai un bel allungo in avanti. E torna ad allungarti verso l'alto. Bene, ottimo lavoro fin qui. Ora prepariamoci per fare un pochino di rolling like a ball, quindi quello srotolamento avanti e indietro dondolando sulla colonna. Siamo in una posizione molto simile a quella del teaser, ma siamo in una chiusura diversa. Quindi scendi in retroversione. Porta sempre magari le mani dietro le cosce, solleva una gamba e l'altra. Però le tue gambe rimangono un pochino più piegate. Puoi tenere le mani qui oppure portare le mani sulle tue tibie. La sensazione è proprio di costruire una palla in cui alla flessione della zona lombare si aggiunge una piccola flessione di tutto il corpo. Quindi la testa guarda più o meno verso le tue gambe. E da qui inspira, scivola indietro. Ed espira, torna su, cerca di rimanere in questa posizione di equilibrio. Inspira ed espira, risali. Quindi la posizione rimane costante e tu usi anche l'espirazione, il respiro, insieme alla eh, mobilizzazione della colonna. Quindi inspira, ombelico alla colonna, fuori l'aria, ritorna in equilibrio. Ancora, inspira ed espira, ritorna su. Facciamone ancora due. In... Ed adesso fuori l'aria sali, ancora uno, inspira ed es, ritorna su, riappoggia i tuoi piedi. Anche qui, se questa sequenza ha funzionato, proviamo a fare una piccola aggiunta. Quindi guardalo solo una volta e poi lo facciamo insieme, quindi ti può aiutare magari a osservarlo un secondo. Da questa posizione con le gambe unite e i piedi appoggiati, in cui ci allunghiamo verso l'alto, appoggiamo i gomiti, le braccia, andiamo a sollevare Allunghiamo le gambe verso una sorta di rollover, piccolo allungo, piega le gambe, riappoggia e semplicemente allungati verso l'alto torna con le braccia stese in avanti. Anche se qui la schiena rimane leggermente in curva non importa, mi importa un pochino di allungo verso l'alto. Inspira ed espira, carica le gambe, lanciale, appoggia delicatamente la tua testa e poi piega le, le gambe e riallunga in avanti. Puoi respirare liberamente, allunga, quindi cerca sempre di rimanere in appoggio sulle tue spalle. Non c'è mai una tensione eccessiva sulla tua testa, sono le spalle che ricevono il peso. Stiamo semplicemente massaggiando un pochino più ehm, completamente la nostra colonna. Ci siamo fermati prima alla parte dorsale e ora andiamo un filo di più proprio verso le spalle. Facciamone ancora qualcuno così e ritorna. Quindi senti che le gambe si stendono completamente quando vanno verso la tua testa. E poi ritorna e allunga, quindi usa un po' quella spinta delle tue gambe per scendere e venire su. Ci sono anche le braccia appoggiate. Facciamo gli ultimi due: scendi, allunga le tue gambe, ritorna e allungati bene verso l'alto. Concludiamo con l'ultimo: allunga, ritorna e allungati bene verso l'alto. Ottimo, non può mancare. Roll up uno dei miei. Preferiti assoluti, quindi comincia a preparare le tue gambe. Se hai una versione di roll up che sei abituato a fare, eh, attingi a quella, altrimenti facciamo insieme il roll up, diciamo da manuale. Le gambe sono stese. Unite, allunga le tue braccia e fletti delicatamente la tua colonna in avanti, quindi lascia che le braccia vadano oltre le tue gambe. Inspira, scava nei tuoi addominali, comincia a scendere, fai tutta l'articolazione della colonna verso il basso, porta la testa in appoggio, allunga le braccia. Inspira, porta le braccia in avanti ed espira con estremo controllo, solleva il busto, vai di nuovo a curvare sopra e oltre le tue gambe. In retroversione del bacino comincia a scendere, articola, completa la discesa della tua schiena. E poi inspira le braccia per prime ed espira, vieni su, curva bene in avanti sopra le tue gambe. Ancora qualche ripetizione. In comincia a scendere, articola bene fino alla fine. Inspira, porta le braccia in avanti ed espira, vieni su. Quindi, se necessario, posso sempre piegare le mie gambe per salire o aggrapparmi sulla parte posteriore delle cosce, sia in discesa che in salita, per aiutare, per rendere il movimento più fluido. Come vogliamo che sia. Fuori, l'aria vai in su. Facciamo l'ultima discesa e ci fermiamo a pancia in su. Quindi, ci fermiamo stesi sul nostro tappetino. Le braccia, eh, le gambe rimangono lunghe, quindi fai attenzione che in questa posizione la schiena non vada a inarcare. Se necessario, piega le gambe. Se la posizione con le gambe distese ti dà fastidio, non forzarla, piega leggermente, altrimenti rimani qui: le gambe sono attive, il, gli addominali sono attivi, le mani dietro la nuca. Ricordati che i gomiti rimangono nel campo visivo, quindi non appoggiarli sul tappetino, ma eh, chiudili leggermente. Solo flessore del torace, inspira qui ed espira, solleva il busto, guarda verso i tuoi piedi e poi ritorna giù inspirando. Chiudi bene le coste al bacino due, inspira, ritorna, avanti e fuori l'aria tre, inspira, scendi e avanti ancora fuori l'aria quattro, inspira, ritorna. Ancora fuori l'aria 5, prova a vedere se riesci a salire un millimetro in più ogni volta. Fuori l'aria 6, inspira, ritorna. Facciamone ancora due qui. Fuori l'aria 7 e ritorna. E ancora fuori l'aria 8 e ritorna. Ora, sia che le tue gambe siano rimaste piegate o allungate, mentre sollevi il busto porta la tua gamba destra in tavolino. Fuori l'aria, in riappoggia sia la gamba che la testa, cambia gamba ogni volta, fuori l'aria su, inspira con controllo riallunga, avanti fuori l'aria tre, inspira ritorna e ancora sali bene quattro, inspira ritorna, avanti così fuori l'aria cinque e ritorna ancora scambia sei, senti la schiena che si appiattisce bene sulla tua, sul tuo tappetino e avanti ancora facciamo gli ultimi due, Inspira, riallunga, facciamone ancora uno, sali, molto bene, e ritorna. Proviamo adesso a ruotare il busto verso la gamba che piega. Quindi il movimento rimane uguale, però il busto è in rotazione. Inspira qui, fuori l'aria piega e ruota verso quella gamba destra, riallunga bene la gamba e torna giù con il busto. Fuori l'aria cambia direzione e riallunga di nuovo. Ancora fuori l'aria, sali e ritorna. Avanti ancora, fuori l'aria svita, pensa di portare non tanto il gomito quanto la spalla verso il ginocchio che si sta piegando e riallunga e di nuovo fuori l'aria scambia e ritorna, facciamo gli ultimi due, solleva il busto in rotazione e ritorna, ancora uno, ruota e ritorna, bene, da qui porta, piega le gambe, comincia a ad attivare bene i tuoi addominali, solleva una gamba a tavolino, solleva l'altra gamba a tavolino. Se vuoi, le tue mani rimangono dietro la nuca, altrimenti le usi per coordinare il movimento con le tue gambe. Solleva il busto, vai a prendere una gamba mentre l'altra allunga. Single leg stretch, che ormai conosciamo super bene. Tieni il busto bene um, sollevato, stabile, inspira. Qui cominciamo a scambiare: uno, scambia due, avanti, scambia tre. Ancora scambia 4, avanti fuori la ria 5. Ricordati che puoi sempre appoggiare la testa se la cervicale non è particolarmente contenta di rimanere in flessione. Avanti ancora, scambia e scambia. Ne facciamo ancora 4, ancora 3. Ancora gli ultimi due, ancora uno. Tira un secondo le gambe al petto e, se la tua testa è su, appoggiala. Un secondo. Quindi, prenditi un attimo per schiacciare un secondo la schiena sul pavimento, abbassare un pochino il mento, quindi allungare bene la cervicale. Altro esercizio che facciamo molto spesso, um, scissors, quindi solleva il busto, stendi le tue gambe, se necessario le mani tornano qui dietro, altrimenti prendi una gamba e facciamo il molleggio, quindi sforbicia e molleggia entrambe le gambe, sforbicia e molleggia, scambia e molleggia, anche qui cerca di stabilizzare il busto. La leva lunga delle tue gambe può costringerti a volte a sollevare o a muovere il busto. Cerca di tenerlo veramente stabile mentre le tue gambe scambiano e molleggiano. Molleggia anche con la gamba che viene verso di te. Quindi tutte e due le gambe sono sempre attive. Ancora 4 e molleggia, ancora 3 e molleggia ancora gli ultimi 2. Ancora 1, anche qui tira le gambe al petto. E rilassa un secondo. Appoggia i tuoi piedi. Questa che arriva, la trovo una sequenza molto, ehm, molto efficace per rilassare un pochino la zona lombare. Poi andremo a scaricare un pochino i flessori perché abbiamo fatto parecchio lavoro. Quindi le braccia partono distese lungo i fianchi, concentriamoci un secondo sulle gambe, quindi solleva entrambe le gambe, porta i piedi a martello, spingi i talloni al soffitto. Quando sei qui senti che l'osso sacro è rimasto bene appoggiato, quindi la tua schiena può essere in un neutro o in una retroversione leggera, senti l'allungo posteriore sulle tue gambe e poi ritorna giù, controlla con gli addominali questa discesa. E rifacciamo, solleva le tue gambe, spingi i talloni al soffitto, tieni le gambe parallele. Quindi la cervicale ben in allungo, senti veramente l'allungo in tutta la tua colonna e poi ritorna giù. Se le gambe non stendono completamente non è importante, puoi tenere le gambe morbide, cerca di non stenderle qui ma di portarle piuttosto leggermente piegate verso di te. E di nuovo ritorna giù. Ora, se vuoi, porta le tue braccia verso la testa quando stai salendo con le tue gambe. Quindi puoi appoggiare le braccia, sentire ancora di più quell'apertura nel petto. E mentre le gambe scendono, le braccia tornano lungo i tuoi fianchi. Quindi c'è una tenuta addominale profonda in questo movimento, ma anche un allungamento di tutta la colonna, dalla cervicale fino alla, alla zona lombare, al sacro. E ritorna. Se te la senti, ne facciamo ancora due per chiudere questa sequenza. Vai bene verso l'alto, talloni che cercano il soffitto, e ritorna giù. Coordina il movimento di braccia e di gambe. Facciamo l'ultimo. Ancora vai ad allungare i talloni che cercano il soffitto, e di nuovo ritorna giù. Ottimo. Le braccia ritornano lungo i tuoi fianchi, controlla che i talloni non siano eccessivamente lontani dai tuoi glutei, parti bene in neutro e andiamo ad articolare la colonna, invece diamo un pochino di allungo ai flessori delle anche. Parti dal neutro, inspira ed espira, retroversione del bacino, vai bene su. Quindi fermati un secondo qui, senti la pressione dei piedi, senti l'allungo nella parte anteriore delle tue anche. Quindi senti la pressione dei tuoi glutei, la pressione leggera delle braccia sul pavimento. Inspira le mani ed espira dall'alto verso il basso, ritorna giù. Quindi massaggia la tua schiena e trova di nuovo il neutro. Inspira qui e di nuovo: prima gli addominali, poi i glutei, solleva bene il tuo bacino, cervicale da lungo. Fermati qui, inspira ed espira dall'alto verso il basso, ritorna giù fino al tuo neutro. Facciamone ancora due, inspira, prepara ed es retroversione del bacino, vai bene verso l'alto, inspira, rimani ed espira dall'alto verso il basso, ritorna giù, articola bene la colonna, inspira, facciamone ancora uno, fuori l'aria sali, articola bene verso l'alto, il peso si sposta verso le tue spalle, inspira, tienilo, ed espira una vertebra dopo l'altra ritorna giù ora porta le braccia verso il soffitto con i palmi rivolti in avanti andiamo a fare 10 salite del bacino con le braccia in opposizione quindi mentre il bacino sale le braccia scendono in avanti fuori l'aria 1 inspira ritorna avanti fuori l'aria 2 inspira torna avanti sali 3 e ritorna giù ancora fuori l'aria 4 Inspira, scendi, cerca di usare uguale spinta su tutti e due i piedi, quindi di lavorare in modo simmetrico, avanti, sali e ritorna. Facciamo gli ultimi tre, quindi senti quei glutei che progressivamente si attivano sempre di più, sali e ritorna. Facciamone ancora uno, sali, ritorna, appoggia bene il bacino, riporta giù le braccia. Questa variante... Puoi farla in diverse posizioni con la gamba che rimane appoggiata, oh, scusami che viene su con il... Um, si solleva. Quindi idealmente il tuo piede destro si sposta sulla coscia sinistra. La pianta del piede, quindi occhio non è, non è il nostro quattro che faremo dopo per strecciare i glutei, ma è proprio una posizione leggermente più chiusa del mio ginocchio. Le braccia rimangono distese e ovviamente userò la pressione delle braccia e l'attivazione del gluteo, principalmente sinistro, per sollevare il bacino. Facciamo otto salite e dirette come abbiamo fatto poco fa. Quindi inspira, prepara ed espira, solleva il bacino e scendi se questa posizione della tua gamba destra ti dà fastidio puoi sempre tenerla a tavolino quindi non c'è problema puoi fare la stessa cosa qui fuori l'aria 4 e ritorna ancora sali 5 e ritorna avanti spingi bene su 6 e ritorna allunga 7 e ritorna fuori l'aria 8 ritorna Appoggia il piede destro, fai esattamente la stessa cosa dall'altra parte, quindi sistema quella pianta del piede sinistro. Fai un rapido check del tuo bacino che è rimasto bene neutro, inspira ed espira, solleva uno e ritorna fuori l'aria due e scendi, ancora sali tre e ritorna giù, avanti sali quattro e ritorna ancora sali cinque e scendi fuori l'aria sei e gli ultimi due qui, avanti sali sette. E ritorna, ancora sali 8, ritorna molto bene e tira un secondo le gambe al petto. Prendiamoci due secondi per aprire delicatamente le ginocchia, puoi rimanere qui, magari afferrare i tuoi piedi, quindi sentire un pochino l'apertura delle tue ginocchia, quindi un po' di allungo soprattutto sulla zona lombare. Oppure possiamo andare a fare Happy Baby, quindi prendi... Aggancia le dita dei tuoi piedi o l'esterno dei tuoi piedi e vai a fare il tuo happy baby. Quindi diamo solo un pochino di allungo alla schiena prima di passare alla prossima sequenza. Qui senti che le ginocchia vengono tirate verso il pavimento e l'osso sacro non si solleva. Quindi attenzione a non fare questo con il bacino, ma a tenere l'osso sacro bene premuto, se possibile, verso il pavimento. Puoi dondolare un pochino con il bacino qui, sentire quell'allungo profondo proprio a livello delle anche. Poi fermati al centro, richiama le gambe una vicino all'altra e facciamo un roll up per salire, per, alla, per fare la transizione verso la posizione in quadrupedia. Quindi da qui inspira, porta le braccia in avanti ed espira, vieni di nuovo su, curva in avanti e torna con la schiena dritta. E da qui andiamo verso la quadrupedia. Quindi prendiamoci un attimo per sistemare le mani. Le ginocchia, quindi gli allineamenti delle braccia, delle gambe, senti che la schiena non sta inarcando ma stai sostenendola dagli addominali, quindi eh, trattieni la pipì, pavimento pelvico trasverso. Eh, la sensazione è quella di spingere via il pavimento e di allungare bene la cervicale. Puoi immaginare sempre di avere quel muro, quel tappetino dietro, ancora la testa e di spingere delicatamente la nuca. Head Stretch, andiamo a mobilizzare un pochino la colonna anche qui. Inspira, prepara ed espira dal bacino, articola bene la colonna, vai su, quindi rilassa un secondo la testa. Attenzione a non caricare le tue spalle. Inspira, fermalo qui ed espira dal bacino, ritorna al neutro, quindi cerca di mantenere quel sostegno addominale. Inspira, prepara ed es-retro, versione del bacino, vai a fare tutta la gobba. Inspira, tienilo ed espira, dal bacino ritorna con controllo, neutro, cervicale bene allungata. Inspira, prepara e di nuovo retroversione del bacino, vai bene su, curva, inspira, tienilo ed espira, dal bacino verso la testa, ritorna bene in allungo. Ne facciamo ancora due, in prepara ed adesso retroversione del bacino, vai verso l'alto, inspira, fermalo qui un secondo ed espira, ritorna. Prenditi sempre delle piccole pause per mobilizzare le polsi, se sono una parte delicata del tuo corpo. Eh, puoi sempre attingere a questa posizione in questa sequenza se ti dà fastidio appoggiare le mani, quindi date sempre un'alternativa, qui è possibile per i movimenti che facciamo con le gambe. Cominciamo a sollevare leggermente il ginocchio destro, tiri la gamba piegata a 90° gradi. andiamo a fare rotazione laterale, quindi il ginocchio si va ad aprire verso destra e poi ritorna senza appoggiare. Fuori l'aria, apri. Quindi senti che il bacino rimane il più possibile stabile mentre vai a fare questa apertura del tuo ginocchio verso l'esterno. Fuori l'aria, apri e ritorna. Avanti ancora, apri. Bene, andiamo avanti così ancora per cinque volte se riusciamo. E ritorna. Ancora quattro e ritorna. Ancora gli ultimi tre. Mantieni la cervicale scarica. Ancora gli ultimi due e ritorna ancora uno, e ritorna, tieni su questo ginocchio destro, ora stendilo indietro, allunga, uno, fermati un secondo e vai a vedere se questa anche ha ruotato troppo verso l'esterno, richiamala bene in parallelo e poi piega il ginocchio, avanti così di nuovo, stendi indietro e ritorna, quindi mantieni bene quelle anche allineate, fuori l'aria 3 e ritorna, Ancora allunga quattro. Sul prossimo ci fermiamo indietro. Quindi allunga. Fermati qui. Inspira. Mentre pieghi il ginocchio, curva la colonna. Quindi combiniamo il movimento del nostro gatto. Fuori l'aria. Inspira, ritorna bene al neutro. Allunga la tua gamba. Fuori l'aria due. Inspira, torna in allungo. E avanti ancora. Fuori l'aria tre. Inspira, ritorna. E avanti ancora. Fuori l'aria quattro. Inspira, ritorna, ne facciamo ancora uno. Fuori l'aria 5, ritorna. Ora appoggia le dita del tuo piede destro indietro, quindi senti che hai un bel grip, un bel appoggio qui. Proviamo a sollevare la gamba sinistra facendo sempre una piccola curva verso l'alto. Quindi inspira qui ed espira, solleva e ritorna giù in appoggio. Ancora, fuori l'aria su, ginocchio al naso, naso al ginocchio e ritorna ancora fuori la sali 3, inspira, ritorna, gli ultimi due, avanti ancora, sali 4 e ritorna, facciamone ancora uno, sali bene 5, ritorna, torna con il piede destro e la gamba destra appoggiata, andiamo a dare un pochino di allungo, più che altro per scaricare i polsi, quindi se necessario puoi ruotare per qualche secondo, circondurre i tuoi polsi. Quindi tutta questa sequenza è fattibile, ripeto, anche con l'appoggio sugli avambracci. Cambia semplicemente la diagonale, ovviamente, la linea del tuo busto, ma il movimento si può tranquillamente fare più o meno tutto. Tutto dall'altra parte. Quindi riprendi la posizione di allungo della tua schiena, solleva bene quel ginocchio sinistro, tienilo piegato. Andiamo in rotazione esterna, quindi ruota verso sinistra e ritorna senza appoggiare. Ancora fuori la ria 2 e ritorna, avanti apri bene 3 e ritorna, ancora apri 4, quindi tieni il bacino bene stabile, avanti 5, andiamo avanti ancora, fuori l'aria 6 e ritorna, ancora 7 e ritorna, avanti 8, gli ultimi due qui, completiamo bene la serie 9 e ritorna, avanti 10, ritorna fermati, la gamba non si è ancora appoggiata, stendila bene indietro, fermati qui, check, quindi non ruotare ma tieni quel fianco sinistro bene allineato con l'altro, premi bene sulle tue mani, inspira, piega ed espira, allunga, uno, inspira, ritorna, avanti ancora, stendi bene, due, inspira, piega, allunga, tre, e ritorna avanti. Ancora stendi quattro sul prossimo. Ci fermiamo indietro. Quindi fermati con la gamba allungata. Prendi un inspiro qui. Adesso piega il ginocchio, curva la corona, ginocchio al naso, naso al ginocchio. E riallunga. Ritrova il neutro del tuo busto e del bacino. Fuori l'aria 2. Inspira, riallunga. Avanti ancora. Fuori l'aria tre. E ritorna avanti ancora. Fuori l'aria quattro. Inspira, ritorna, quindi senti i glutei che lavorano, gli addominali che lavorano. Ritorna indietro, appoggia le dita del tuo piede sinistro, quindi senti il supporto di quel piede. Inspira qui ed espira, solleva la gamba destra e curva la tua colonna. E ritorna giù, avanti ancora, fuori l'aria, sali, inspira, ritorna, e avanti ancora, fuori l'aria, sali, Tre. Inspira, ritorna, facciamo gli ultimi due qui avanti. Sali 4, inspira, ritorna e avanti ancora fuori. l'aria sale 5, ritorna. Piega anche la gamba sinistra e vai a darti ancora un pochino di scarico indietro. Quindi sciogli sempre un pochino i tuoi polsi. La prossima sequenza sarà comunque in appoggio sui gomiti. Quindi andiamo a costruire la nostra posizione di appoggio. Puoi tenere le mani, in, le braccia in parallelo o intrecciare le dita delle mani. Cerca sempre quella linea verticale delle tue spalle sopra i tuoi gomiti. Ora, anche qui, possiamo sempre um, modificare questa sequenza, soprattutto quando andiamo verso il plank. La prima sequenza allunga bene la tua gamba destra e indietro. Fermala qui con la punta appoggiata. Anche qui non ruotare, ma tieni quella gamba, l'anca bene in parallelo. Inspira qui ed espira, solleva la tua gamba. Quindi cerca di portarla in linea con il tuo busto e riportala giù. Quindi lavoriamo ancora un secondo sul gluteo, 2, inspira, ritorna. Avanti ancora sali 3 e ritorna. Continua a tenere quelle spalle lontane dalle tue orecchie, 4 e ritorna. Ne facciamo ancora altrettanti, 4 e ritorna. Ancora 3 e ritorna. Avanti gli ultimi 2, inspira, scendi. Ancora 1. Benissimo, ritorna, piega il tuo ginocchio. Facciamo subito la sequenza dalla parte opposta. Quindi stendi la tua gamba a sinistra, check del tuo bacino, scarica bene le tue spalle cervicale lunga, Inspira ed espira, solleva e ritorna giù. E di nuovo sali e scendi. Tieni la gamba stesa. Se non, se non hai crampi ai piedi, quindi se non ti dà fastidio, tira anche la punta del tuo piede. Quindi senti energia fino alle dita del tuo piede, senti il supporto della gamba destra. Facciamo gli ultimi tre anche qui, solleva e ritorna, ancora gli ultimi due e ritorna, avanti ancora uno, benissimo, piega il ginocchio, fermati qui. Ora nella prossima sequenza passeremo da questa posizione al nostro plank um, una gamba alla volta, quindi da qui prova ad allungare la tua gamba destra. Allunga anche la gamba sinistra, rimani solo un secondo. Piega il tuo ginocchio destro, piega il tuo ginocchio sinistro. Ripartiamo con la destra: quindi allunga la gamba destra, punta il piede, allunga la gamba sinistra. Il bacino, ricordati che non deve mai crollare verso il basso, ma lo tieni magari leggermente più sollevato. Piega il ginocchio destro, piega il ginocchio sinistro. Proviamo a farne ancora uno da questa parte. Destra allunga. Sinistra, allunga, attiva subito i glutei e gli addominali quando sei in questo plank, come se volessi fare una sorta di piccola retroversione con il bacino. Piega il ginocchio destro, piega il ginocchio sinistro. Se te la senti, facciamo le, ulti le altre tre ripetizioni a partire dalla gamba sinistra. Puoi prenderti un attimo di riposo se preferisci saltare questo esercizio. Quindi allunga la gamba sinistra allunga la gamba destra, tienilo un paio di secondi qui, piega il ginocchio sinistro, piega il ginocchio destro e ripartiamo, gamba sinistra allunga la gamba destra, allunga la sinistra, la prima ritorna, la seconda ritorna e facciamo l'ultimo, allunga, allunga, piega, piega e ritorna un secondo in allungo indietro. Un'ultima sequenza di plank Uh, teniamo, uh, costruiamo bene la posizione di plank e poi facciamo una piccola sequenza di sali e scendi con il bacino veramente molto uh, contenuta quindi qualunque sia la gamba che vuoi allungare per prima, allunga quella allunga anche l'altra, sistema bene il plank, quindi attenzione sempre a non inarcare, inspira qui ed espira vai su leggermente con il bacino, piccola salita e poi ritorna giù, fuori l'aria due e ritorna ancora sali tre e scendi Avanti, sali 4, e ritorna bene giù, attiva i glutei. Ancora sali 5 e ritorna, ancora fuori l'aria 6 e ritorna. Avanti, sali 7 e scendi. Se riusciamo ne facciamo altri 3, 8 e ritorna. Avanti 9 e ritorna, ancora 10. Ritorna da qui, piega il ginocchio che preferisci, piega anche l'altro e andiamo ad allungare indietro. Quindi, puoi separare un pochino le tue ginocchia, far scivolare il busto tra le tue gambe e puoi appoggiare la fronte o il mento, allungare le braccia in avanti. Ricordati che hai un sacco di alternative a livello di dove posizionare le tue braccia, puoi anche dondolare un pochino il bacino per andare a massaggiare la tua parte lombare. E poi da qui chiudi le tue ginocchia, se possibile srotola, vieni su. La prossima sequenza eh, è in ginocchio. Se però le tue ginocchia danno fastidio, sentiti libero di farla in piedi, quindi non c'è nessuna costrizione, abbiamo sempre delle alternative. Sia che tu sia in ginocchio che sia in piedi, senti le gambe leggermente separate, cerca proprio quella linea eh, delle tue anche. Stringi delicatamente i tuoi glutei, cerca proprio di eh, alleggerire leggermente la, la zona lombare, quindi sentiti veramente in allungo verso il soffitto. Ora, eh, le braccia sono allungate qui in avanti, come se avessi un, questo si chiama abbraccia un albero, quindi l'immagine che ci possiamo dare è quella. Inspira, prepara ed espira, vai ad aprire le tue braccia, cerca però di mantenere le mani nel campo visivo, quindi non portarle eccessivamente indietro, ma tienile, le vedi, anche se non le guardi. Inspira, ritorna verso il centro. Fuori l'aria, apri. Continua a tenere i glutei bene attivi. Ancora, fuori l'aria, apri. Inspira, ritorna. Senti il movimento delle scapole, quindi senti l'attivazione della muscolatura tra le tue scapole. E chiudi. Facciamone ancora tre. E ritorna. Ancora gli ultimi due. E ritorna. Ancora uno. E ritorna. Ora le tue braccia. Partono allungate verso il soffitto con i palmi che si guardano, con i, con i pollici che si toccano. Da qui pensa di piegare i tuoi gomiti e di portarli sul punto vita. Quindi questa posizione. Inspira, i pollici si toccano ed espira, tira verso il basso le tue braccia. Ancora inspira, allunga ed essa. Quindi stiamo lavorando bene la muscolatura che fascia il, le nostre coste. E ancora, fuori l'aria, scendi. Puoi immaginare di far scivolare i tuoi avambracci sulla parete dietro di te. Fuori l'aria, inspira, riallunga. Facciamone ancora quattro e ritorna. Avanti ancora gli ultimi tre. Senti che le scapole vengono tirate verso il basso insieme alle tue spalle. Ancora gli ultimi due. Inspira, ritorna. Facciamone ancora uno. Scendi, ritorna su. Rilassa le tue braccia, fai un paio di rotazioni delle tue spalle. Mi giro di profilo solo per fare insieme la nuova posizione. Allora qui andremo a lavorare un pochino di più i tricipiti, la parte posteriore delle braccia. Quindi porta le braccia appena indietro rispetto al tuo bacino. Fai in modo che rimanga quella bella tenuta dei tuoi glutei e andiamo a fare dei piccoli molleggi con le tue braccia. Quindi cerca di spingere le braccia sempre lontane dai tuoi glutei. Un po' come facessimo Hundred, ma qui la respirazione è assolutamente libera. Quindi sentiti di allungare la respirazione rispetto al movimento. Le spalle sono sempre basse e c'è proprio questa attivazione progressiva dei tuoi, eh, dei tuoi tricipiti. Quindi piano piano sentirai un pochino di più il lavoro qui dietro. Ancora, spingi via, spingi. Ne facciamo ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno, ritorna, quindi sciogli un secondo. Proviamo ora a fare un po' lo stesso lavoro ma incrociando. Pensa di fare proprio questo movimento. Non ti preoccupare se le mani effettivamente non, non incrociano una sull'altra. L'idea è di andare a scambiare portandole verso l'incrocio. Quindi spingi di nuovo le braccia indietro, tienile bene lunghe, scarica bene le tue spalle e comincia. Incrocia, 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 incrocia. Anche qui la respirazione può fluire liberamente a prescindere dal movimento. Le braccia tenderanno sempre a scivolare verso i tuoi glutei. Tu cerca di spingerle lontane e intanto di attivare i tuoi glutei per non perdere quell'allungo sulla tua zona lombare. Avanti ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fammi un allungo indietro e rilassa un secondo. Ora le tue braccia partono davanti. Andiamo a portare il braccio destro a fare una circonduzione in cui ruotiamo delicatamente il busto e ritorna. Alterna ogni volta. Braccio sinistro sale, seguilo con lo sguardo. Quindi mobilizziamo bene le spalle e le braccia. Vai su col braccio destro tutto il giro e sinistra allunga rotazione del tuo busto. E di nuovo il braccio destro sale tutto il cerchio e ritorna. Cambia braccio sinistro. E di nuovo avanti, ancora su e ritorna. Facciamo l'ultimo da questa parte e adesso invertiamo la, il senso del cerchio. Quindi parti da dietro dal basso, vai su e ritorna con le braccia in parallelo, ancora a sinistra. E ritorna di nuovo a destra. Il braccio scende, fa tutta la circonduzione e poi ritorna a sinistra. Quindi segui fino a dove ti è possibile con la testa senza forzare. E ritorna sinistra, facciamo gli ultimi due, e ancora a destra. E ritorna sinistra, ritorna e rilassa le tue braccia. Ultima piccola sequenza qui. Quindi, che tu sia in piedi o che tu sia ehm, in questa posizione, ancora in ginocchio. Andiamo a fare un piccolo squat indietro. Quindi, inclina il tuo bacino indietro mentre le braccia vanno ad allinearsi con il tuo busto. E poi ritorna su. Puoi sempre puntare i tuoi piedi se dovesse essere più comodo eh, per gestire questo, eh, questa seduta. È veramente molto soggettivo. Cerca di non eh, creare fastidi sulle gambe e sulle caviglie. Ancora, scendi. Ricordati che nello squat la schiena è piatta. Quindi tieni gli addominali, il codino è sempre in fuori. Ancora, fuori. L'aria, scendi. Inspira, spingi delicatamente i glutei in avanti quando torni. Ancora, fuori. L'aria, vai giù. Inspira, ritorna, avanti ancora, scendi e ritorna bene, spingi leggermente i glutine in avanti. Facciamone ancora quattro e ritorna su. Facciamone ancora tre, allunga le tue braccia e ritorna. E facciamo gli ultimi due ancora, allunga e ritorna. E facciamo l'ultimo ancora, siediti e ritorna su. Molto bene. Da qui appoggia un secondo le tue mani, punta i tuoi piedi, porta le mani verso le tue ginocchia, solleva. Vedi se riesci ad ondolare per qualche secondo qui avanti e indietro. Quindi stiamo stracciando un pochino i polpacci, la pianta dei piedi. E da qui, fermati col peso indietro, solleva il bacino, appoggia bene le piante dei tuoi piedi e cerca un secondo quel rilassamento sulle tue braccia. Fermati un secondo qui se ti è possibile e afferra i tuoi gomiti. Quindi lascia che la testa sia pesante verso il pavimento, che il peso scivoli anche verso le punte dei tuoi piedi. E poi delicatamente rilassa le braccia, inspira ed espira, torna su. Quindi articola, raggiungiamo la posizione retta dal bacino verso la testa, la testa per ultima, apri bene il petto. Quindi cerca veramente quella a e riandiamo giù. Inspira, prepara ed espira dalla testa. Comincia a scendere. Sblocca le tue ginocchia, lascia che il busto fletta in avanti e verso il basso. Quindi senti che il peso raggiunge anche le punte dei tuoi piedi. Inspira, tienilo un secondo qui ed espira dal bacino, ritorna. Addominali, glutei, allunga le tue gambe, scarica bene le spalle, riapri bene il petto. Senti veramente quell'apertura del tuo petto. Ancora, scendi dalla testa, ginocchia morbide, comincia a scendere, articola verso il basso. Inspira, tienilo un secondo ed espira dal bacino, ritorna su. Quindi, anche questo è un movimento molto simile al roll up, in cui veramente ogni parte della, di questo allungo, di questa articolazione della colonna è super controllata. Facciamo l'ultima discesa e poi ritorniamo su e ci fermiamo in piedi per una piccola sequenza. Inspira qui ed espira, articola, massaggia bene la tua colonna per salire. stendi le gambe, apri bene il petto. Benissimo. Quindi, ci fermiamo in piedi per una sequenza. Fermati pure qui con i piedi paralleli e andiamo a fare il nostro running. Quindi una gamba piega e l'altra stende. Porta bene lo sguardo in avanti, puoi sempre mobilizzare le tue braccia in opposizione rispetto al movimento delle tue gambe. Quindi senti energia nelle caviglie, il sali scendi costante del tuo corpo durante questa sequenza. Avanti ancora, 10, 9, 8, 7, 6, ancora 5, 4, 3. 2 1 E riappoggia bene i piedi. Lo squat che facciamo adesso, porta le braccia verso l'alto quando sei in piedi, e le braccia vanno indietro quando invece fai lo squat. Quindi, qui in linea proprio con il tuo busto. Inspira, vieni su ed espira fuori l'aria. Scendi. Inspira, risali. Avanti ancora, fuori l'aria. Scendi. 3 E ritorna su. Avanti ancora fuori l'aria 4, una bella seduta indietro e ritorna, avanti ancora scendi 5, la schiena bene piatta, la cervicale in allungo, ancora scendi 6 e ritorna su, avanti ancora così, scendi 7, bene, e ritorna su, avanti ancora fuori l'aria 8. E ritorna, facciamo gli ultimi due qui, ancora resisti con il bacino bene neutro 9, ritorna su e avanti ancora uno, scendi 10, molto bene, torna su e rilassa le tue braccia. Ora ritorniamo un filo nella posizione di piegamento delle tue gambe, eh, porta il peso sulla tua gamba destra. E vai ad aprire la tua gamba sinistra. È proprio un piegamento molto leggero in cui la schiena è rimasta assolutamente piatta. Le braccia possono rimanere qui, oppure aprire in questa posizione quando sei, sei ti stanchi, sei libero di portare le braccia qui. Quindi, questa, questa, o quando sei stanco, ti riposi. Punta il tuo piede sinistro e solleva: sali e scendi, su e ritorna. Sali, e scendi, sali. Quindi senti le tue gambe che lavorano entrambe in modi completamente diversi. La tua gamba destra ti sta sostenendo, la tua gamba sinistra invece sta lavorando con la parte esterna del gluteo e della coscia. Apri e apri, ne facciamo ancora quattro e ritorna. Tre e ritorna. Due e ritorna. Uno ritorna. Ora stendi le tue gambe e porta le mani dietro la nuca. Andiamo, tieni le gambe, puoi ruotare leggermente anche la gamba di terra, andiamo a flettere verso destra e ritorna. Quindi fletti a destra e ritorna su e ancora scendi e risali, ancora scendi. E ritorna quindi flatti sempre lontano da quella gamba che è puntata quindi verso la tua gamba stabile, senti quella flessione laterale l'allungo e il lavoro dei tuoi obliqui per sostenerti, farti scendere e ritornare verso la posizione completamente eretta. Vai facciamone ancora 4 e ritorna ancora 3, e ritorna su, avanti gli ultimi due. E ritorna, ancora uno, e ritorna, riporta le braccia giù, sciogli un secondo le tue gambe. Tutto dall'altra parte. Quindi comincia a piegare leggermente la tua gamba a sinistra, apri bene la tua gamba a destra. Fermati qui un secondo, il busto è leggermente inclinato, come se stessi facendo un piccolo squat. Le mani possono rimanere qui oppure aprire verso l'esterno. Quindi tieni l'equilibrio, puoi sempre appoggiarti su una sedia se senti il bisogno, e solleva la tua gamba a destra, sali. Scendi, sali, scendi, sali, scendi, su giù. Piccolino, è veramente un movimento molto controllato in cui cerca di sentire bene la, il lavoro di quella parte laterale del tuo gluteo. Sali, ne facciamo ancora quattro, ancora tre, ancora gli ultimi due, ancora uno, ora appoggia, sollevati, quindi stendi entrambe le gambe, metti le mani dietro la nuca. Quindi allunga bene verso l'alto, non ti sedere su quella gamba sinistra, inspira qui, andiamo verso sinistra, scendi e ritorna su e avanti, scendi. Quindi hai il tallone della gamba destra costantemente sollevato e scivola proprio su quella parete dietro di te, idealmente. I gomiti sono sempre mediamente aperti e ritorna e ancora scendi e risali, avanti, scendi. Benissimo, facciamo gli ultimi quattro anche da questa parte, giù. E ritorna, ancora tre, e ritorna, ancora gli ultimi due, e ritorna, ancora uno, ritorna, rilassa le braccia, sciogli un secondo le tue gambe. Un'ultima sequenza prima di andare a fare una, bello, un bella, una bella chiusura con gli allunghi. Andiamo a fare una piccola sequenza di plié. Quindi raggiungi la tua seconda posizione. Le gambe sono abbastanza aperte. Facciamo una prova per vedere se um, in plié i piedi rimangono bene appoggiati. Stai in equilibrio. Quindi questo è il, l, la profondità del lavoro che vogliamo fare. Quindi metti le mani per adesso sui tuoi fianchi. Ogni volta che torni con la schiena dritta e con le gambe lunghe, stringi delicatamente i tuoi glutei. Inspira qui e andiamo in plie, fuori l'aria e ritorna in allungo, ancora scendi due e ritorna, avanti ancora scendi tre e ritorna, quindi cerca di tenere la schiena il più possibile dritta, quattro e riallunga, avanti ancora scendi cinque e ritorna, ancora scendi sei, allunga sempre in modo che la muscolatura protegga la tua colazione, allunga, e scendi, avanti, stendi e piega, ne facciamo ancora tre e ritorna su, ancora gli ultimi due e ritorna, ancora uno e ritorna, lo modifichiamo, quindi apri le tue braccia, facciamo un po' due braccia se possibile con le braccia, mentre pieghi scivola in flessione laterale verso la tua destra e ritorna al centro, cambia ogni volta, quindi flessione laterale, e ritorna su in allungo, di nuovo flessione. E ritorna e ancora flessione laterale. Quindi il pie prosegue dritto verso il basso mentre tu fai questa piccola flessione, questa mobilizzazione delle tue braccia creando questa sorta di S. Facciamo gli ultimi due. Una volta scendi a destra, ritorna al centro, una volta scendi a sinistra, e ritorna al centro, rilassa, chiudi i tuoi piedi. Molto bene, ci mettiamo all'estremità del tappetino, andiamo a fare una discesa e ci sdraiamo per fare un pochino di allunghi. Quindi da qui ricerca quell'allungo della tua colonna, scendi, testa, collo e spalle vai giù, quando sei giù fai un paio di passi per andare verso la quadrupedia, appoggia le ginocchia e poi ci andiamo a sdraiare. Quindi se sei abituato a mettere uno spessore soprattutto um, in questa fase di allungo sotto la tua testa, mettilo in questa fase. Quindi sdraiati, cerca quell'allungo della tua cervicale. Fermati qui un secondo, se il respiro magari si è accorciato leggermente, ritrova l'allungo del tuo respiro. Lascialo fluire naturalmente. E da qui tira la gamba destra verso il petto, incrocia le mani sopra il ginocchio. Stendi, se possibile, la tua gamba sinistra in avanti. La puoi tenere anche leggermente morbida. Se ti dà fastidio, stenderla completamente. Inspira, allontana leggermente il ginocchio ed espira, tiralo verso di te. Schiaccia bene tutta la colonna sul materasso. Inspira, ritorna. Ancora, fuori l'aria, tira. Inspira, ritorna e avanti ancora fuori, l'aria tira bene al petto, senti la colonna che si schiaccia sul tappetino, inspira, ritorna, facciamone ancora uno qui fuori, l'aria tira. Ora delicatamente piega il ginocchio sinistro, tira il ginocchio sinistro e vai ad allungare se possibile completamente la tua gamba destra, fermati qui, inspira, allontana leggermente il ginocchio sinistro ed espira, tiralo verso il petto, schiaccia bene quella colonna sul tappetino. Inspira, ritorna avanti ancora fuori l'aria. Tira, inspira, ritorna avanti così fuori l'aria. Tira bene al petto. Inspira, ritorna. Facciamone ancora un paio. Qui tira bene al petto e ritorna. E ancora uno. Tira. Anche qui richiama delicatamente la gamba destra, metti una mano su ogni ginocchio e fai girare le tue ginocchia, quindi dirigi il movimento con le tue braccia, cerca veramente di massaggiare la parte bassa della tua schiena con questo, questa circonduzione. Facciamone ancora un paio in questa direzione e poi cambiamo. Quindi cambia direzione, vai dalla parte opposta. Mobilizza, cerca un po' il tuo range di movimento. Ognuno ha una mobilità diversa a livello delle anche, quindi cerca un pochino quella che è la tua rotazione massima, ma senza forzare. Gli ultimi due anche qui. Apri e chiudi. Ancora uno. Apri, chiudi. Molto bene. riappoggi i tuoi piedi. Ora allunga la tua gamba destra al soffitto. Puoi non stenderla completamente fino a dove riesci. Incrocia le mani dietro. Eh, la, gamba, la coscia, il ginocchio, il polpaccio e delicatamente tira questa gamba verso di te veramente cerca di rispettare un pochino la tua flessibilità e riallontana leggermente ancora fuori, la riattira bene questa gamba verso di te se possibile ma anche solo lavorare sull'allungamento eh, della gamba anche solo piegarla leggermente l'idea è di cercare proprio l'allungamento posteriore facciamone ancora uno qui Ora questa caviglia destra va sopra al ginocchio sinistro. Anche qui attenzione alle tue ginocchia, non forzarlo. Tira le gambe al petto. Puoi tenere le mani appoggiate qui oppure intrecciare le mani sotto la coscia sinistra. Inspira qui ed espira. Tira le gambe al petto. Quindi cerca quell'allungo sul gluteo destro. E poi riallontana leggermente le tue gambe. Ancora fuori l'aria. Tira bene verso di te. Inspira, ritorna. Facciamone ancora un paio. Fuori l'aria. Sul prossimo, che è l'ultimo, cerchiamo di rimanere qualche secondo in più in tenuta. Quindi tira le gambe, respira liberamente, tienilo qui per 5, 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1 e poi delicatamente rilassa le tue gambe, riappoggi i tuoi piedi. Gamba sinistra stesa al soffitto o fino a dove riesci ad arrivare, aggrappati su quella gamba dove è possibile, e ispirando, tira bene al petto, fuori l'aria, tira verso di te. Inspira, lascia andare leggermente in avanti, ancora fuori l'aria, tira. Crea una progressione in cui ogni volta puoi tirare un filo di più quella gamba verso il petto, ma non forzarlo, fuori l'aria, tira. E ritorna avanti, ancora fuori l'aria, tira. Molto bene, questa caviglia sinistra va ad appoggiarsi sul ginocchio destro, fai un pochino il check del tuo bacino, tira le gambe, puoi tenere le mani qui oppure intrecciarle sotto la coscia destra e facciamo una prima sequenza in cui stiamo impostando l'allungo, quindi il tuo gluteo non ha ancora ricevuto uno stretching, quindi fagli fare per gradi questa entrata nell'allungo. Ogni volta che inspiri lascia andare, fai attenzione a non tirare col, con le spalle ma con le braccia, il collo è rilassato. Inspira ritorna, facciamone ancora due, fuori l'aria tira. Inspira ritorna. Sul prossimo ti fermi, quindi tira le gambe al petto e fermati qui, respira liberamente, quindi continua a sentire quell'allungo progressivo sul tuo gluteo e tienilo per 5, 4, 3, ancora 2, ancora 1 e rilassa tutto. Puoi girare su un fianco o aggrapparti su una gamba per venire a sederti. Trova una posizione seduta comoda. Se la posizione a gambe incrociate non è comoda per tutti, ed è assolutamente comprensibile che lo sia, puoi prendere uno spessore da mettere sotto al bacino o prendere una sedia e metterti di sopra. Quindi veramente che questa posizione sia, ti permetta di ritrovare l'allungo della tua colonna dal centro della testa. E mani delicatamente appoggiate sulla o ai fianchi della tua sedia oppure appoggiate sul tappetino, portiamo il braccio destro verso l'alto e andiamo a fare flessione laterale, quindi strecciamo bene tutto il lato, fai attenzione che il tuo bacino non faccia questo ma che rimanga bene stabile sulla sedia o sul tappetino, ritorna e scendi, cambia, braccio sinistro sale, vai in allungo, Tienilo, ritorna. Quando fai questa flessione laterale, non lasciare che la tua, il tuo braccio ehm, si sovrapponga alla tua testa, quindi crolli in questo modo, ma tienilo bene aperto. Quindi come se volessi veramente scivolare con le spalle sulla parete dietro di te, quindi non ci sono torsioni, a meno che non vogliamo proprio in introdurre una torsione, ma non è il caso della sirenetta che stiamo facendo adesso. Torna su e scendi. Facciamone ancora uno per lato. Prova a ruotare la testa. Questa volta verso il tuo fianco sinistro, quindi guarda verso il pavimento, ritorna su e scendi, cambia di nuovo, quindi guarda verso il tuo fianco destro mentre stai scendendo, c'è cioè un pochino di allungo eh, sulla parte diciamo posteriore del collo laterale, e ritorna, ruota un paio di volte le tue spalle. Ora porta le braccia qui davanti, facciamo un'ultima piccola sequenza, porta le braccia su, torsione verso destra e fai scendere le tue braccia, inspira, porta le braccia verso l'alto ed espira, ruota verso sinistra, falle scendere ancora inspira vai su ed esci scendi. Quindi continua a sentire le que, due mani che tirano le tue verso l'alto, allungano tutta la tua colonna e poi vai in torsione. E di nuovo inspira vai su ed esci scendi. Facciamone ancora uno verso sinistra. In ed esci scendi, ritorna con le braccia su. Fermati qui e vai ad allungare un braccio verso l'alto e l'altro al soffitto. Quindi continua a sentire che il bacino è stabile e intanto tu stai toccando il soffitto con le dita di una mano e quelle dell'altra. Concludiamo con gli ultimi quattro. Ancora tre. Avanti ancora gli ultimi due. Ancora uno. Ritorna con le braccia su. Unisci i palmi delle mani, porta le tue mani qui davanti. Bene. E ci siamo. Grazie mille per essere stati con me durante questo allenamento. Troverete comunque questo video sul canale, rimane eh, a disposizione vostra sempre, in modo che possiate attingere un pochino anche a questa sequenza, magari leggermente più lunga di quelle che facciamo di solito. Eh, vi ringrazio veramente tantissimo. Eh, per chi è arrivato dopo l'inizio della lezione, veramente non preoccupatevi, eh, rimane, rimane tutto sul canale. Eh, ciao Gloria. Insomma, ciao a tutti, grazie mille e vi mando un grande abbraccio, ci vediamo prestissimo sul canale.